che ad esempio si copre libertà. Sì, libertà di vivere libertà. La propria sessualità in modo diverso dalla tua. Mago, c'è il mago da Milano, sentiamo che ha da dire il mago da Milano. Mago. Quale onore, Sua Maestà. Dimmi, Mago. Sua Maestà. Che c'è, Luciani, Sua Maestà? Com'è che è successo? Che è successo? Di tutte le teste che sono saltate in Mediaset, solo una non ha barcollato di un millimetro. No, veramente tantissime teste sono rimaste lì, coglioni. Ma solo una non ha barcollato di un millimetro, quella della colonna. Ma non dire cazzate, sono rimasti un sacco di conduttori, non conto un cazzo. Vai avanti, cosa volevi dire? Allora, a parte quello, un'altra settimana, voi pensavate che la finivano con Berlusconi? Sinceramente, pensavate che la finivano con Berlusconi? Ma che cosa? Su che cosa? Non ho capito. Voi pensate che con l'assassino Berlusconi era finito tutto praticamente. L'assassino Berlusconi non è stato assassinato. Berlusconi non è stato assassinato. È stato assassinato, ormai l'hanno scritto su tutti i giornali praticamente. Ma chi l'ha assassinato? Chi l'ha assassinato? Ormai l'hanno scritto tutti. L'hanno scritto all'inizio. Erano cose che voi chiamate dei complottisti. Che poi ma nessuno ha assassinato Berlusconi, caro mago da Milano. Nessuno lo ha assassinato. Ah no, e Forlani? E Forlani allora? Forlani è morto di vecchiaia, ha 97 anni. Sì, certo. Casualmente uno dietro l'altro. Comunque sia, il progetto Monarch ormai è ufficiale. Che cos'è il progetto Monarch? Questo è bello. Cos'è il progetto Monarch? MK Ultra, chiamatelo come tu volete. Sei il progetto Ultra, Mona. Tu sei il progetto Mona, che è un progetto veneto che riunisce tutti i Mona. Che cos'è il progetto Monarch? Porca la gran puttana. Il progetto Mona. Sì. Progetto Monarch, sì. Basta che vi informate. Ma sì, è un vecchio complotto, una vecchia idea di complotto. No, sì, allora? Non è un complotto. Il controllo mentale, sì, allora certo, che c'entra? L'ha ufficializzato anche la CIA. Ma che c'entra con Berlusconi? C'entra con la morte di Berlusconi? E come cosa c'entra? Quello, loro fanno fuori tutte le persone che ormai non c'entrano più col loro progetto. Come hanno ucciso Marilyn Monroe, che era nato uomo, ovviamente, come vabbè, questo ormai si sa. E Marilyn Monroe era nato uomo ed era agente della CIA. Infatti, basta che voi scusa, ma che c'è adesso? Tu sei passato da Marilyn Monroe a Berlusconi, eccetera. Che c'entra? Cosa c'entra? Non ho capito qual è il filo conduttore. Il progetto Monarch. Ma che c'entra adesso il progetto Monarch? Chi c'è dietro il progetto Monarch? Mago? Il progetto dietro il progetto Monarch è sempre la CIA. Ma per fare cosa? Con quale obiettivo? Il prossimo che faranno fuori è il finto papa ormai, perché vabbè, la sede papale è vacante ormai da quanto dal da no, Benedetto. Non c'è la sede papale è vacante. La sede è vacante dopo la morte di Benedetto XVI, il papa non ma perché allora che bisogna la cosa che io penso sia drammatica della democrazia è che queste persone possono incidere anche sulla mia vita, cioè il fatto di lasciare però è la bellezza della democrazia, io non lo cambierei per nulla al mondo, ma il fatto che questo signore possa decidere più volte il fatto che questo signore qui possa ad esempio votare il referendum, decidere chi deve governare il paese, questo però può essere un problema alla lunga, cioè se questa gente qua ha il potere di votare. Gli unici a che cosa, Mago? Non ho capito ancora dove vuoi arrivare. Cose, ragazzi, ormai sulla bocca di tutti. Che cos'è sto progetto Monarch? Attualizzamelo, dimmi qualcosa che è successo. Allora, come vi dicevo, il progetto Monarch è nato negli anni 50. Okay, sì, ma adesso che c'entra? Adesso cosa c'entra? Il progetto Monarch ormai è tra di noi. Hanno ucciso 4 persone nel Lago Maggiore. Hanno ucciso Berlusconi, hanno fatto fuori Forlani. Devo andare avanti? Non so, è morto di vecchiaia. Ma perché si preoccupa di Forlani? Ma non lo so, perché qualcuno va benissimo. Ma anche gli americani o la CIA, perché si dovrebbe occupare del signor Forlani? Che poi, cioè, era anziano, è morto a un certo punto, 97. Okay. E allora, Madonna, Britney Spears, tutta ma Madonna non è morta. Madonna sta benissimo. Sì, non è morta, ma quasi. Ma che c'entra questo col progetto Monarch? Oh ragazzi, ma tutte le persone importanti, ma non ve ne rendete conto che negli ultimi 2 mesi tutte le persone importanti se ne stanno andando? E allora perché se ne stanno andando? E allora che cosa? Se ne stanno andando una dietro quell'altra, ma io non mi ricordo Maurizio Costanzo, tutta questa gente. Negli ultimi 2 mesi sono gente famosa. Ma perché li fanno fuori? Ma perché, non ho capito, perché dovrebbero farli fuori? Spiegamelo. Li fanno fuori perché loro vogliono controllare l'America dagli anni 50. Sì, ma che c'entra? Ma non è che Costanzo l'ha ammazzato qualcuno, purtroppo è morto in ospedale. Chi è che ha interesse?
È pazzesco. Sì, da un giorno all'altro uno entra a fare due esami del sangue e muore. L'Italia ormai siamo lo zerbino dell'America, questo è questo il punto, no? Adesso Costanzo ammazzato dagli americani, dai. Costanzo ammazzato dagli americani. Però l'ha detto anche la regoli ormai, Mattia, che l'Italia la regoli, no, l'ha detto. Regoli, ma cos'è la regoli? L'ha detto anche la regoli. Ma la regoli non può, tra le tante follie, non penso che abbia detto una bestialità simile, tra le tante bestialità che abbiamo sentito. Ciao Mago. La regoli, l'Italia è la nuova ciao, one. Ciao, questo tutti ne dico. Questa ciao, è l'informazione, questi i risultati sono. Il gelato, c'è un gelato di Eustachio. Abbia il coraggio di venire qui a combattere Eustachio, non se la facesse sotto. Vittorio da Roma vuole precisare qualcosa sul progetto Monarch. Incredibile, il grande progetto Monarch. Dimmi Vittorio, non è il solito Vittorio da Roma, dimmi Vittorio. Che c'è? Salve, anche tu credi al progetto Monarch? No, purtroppo mi occupo di diritti civili, sono stato l'altra settimana a Bruxelles e c'è un grave rischio sulle neuroscienze, perché... Sì, ma non diciamo cazzate, che cos'è questo progetto Monarch? Spiegami, che non ho capito. Cioè... Le spiego, fondamentalmente sulla nuova scoperta anche documentata da pubblicazioni del governo americano che è stato obbligato a desecretare... Cioè, non ho capito, c'è il governo americano che vuole influenzare i cervelli, lei ci crede? No, anche il governo italiano ha queste tecnologie, ma non è semplicemente influenzare, tramite le nuove scoperte delle neuroscienze Ma chi è che vuole influenzare il cervello? Chi è che vuole influenzare al il cervello? Al momento, con sindrome dell'Havana, si scrive su internet, sindrome dell'Havana le appare, perché alcuni... ambasciatori in America e a Cuba sono stati attaccati da queste armi e è pubblicato tutto sulla Repubblica, anche altri quotidiani. Cioè, non ho capito, Vittorio, tu credi a questo progetto Monarco o no? Io purtroppo ho 28 anni, ne sono stato vittima, sono stato Che vuol dire? Sono stato attaccato da onde elettromagnetiche a bassa frequenza modulate per... Sei stato attaccato da chi? Sei stato attaccato da chi? Chi è che ti ha attaccato? Da sedicenti servizi segreti. No, ma non si sente un cazzo. Ti devi fermare con la macchina. Dobbiamo ragionare su questa cosa che è molto importante. Perché altrimenti non si capisce. Ma ho capito, sarà un rischio con la democrazia. Ma non si sente. Sei in macchina e non si sente. Ti devi fermare, togliere viva voce, togliere l'auricolare, cosa che non so se ti hanno detto e forse non hai fatto. E poi parlare. Ci sei? Vabbè, vai a fare in culo. Ciao. Che non ha paragoni. Dunque, si parla di PIL che aumenta. Ma perché intervieni? Però, In che senso? Perché sono incazzato, perché adesso parleremo solo ed esclusivamente di della Santanchè che è fallita. Ciao. Gente interviene, non ha un cazzo da dire, incredibile. Questo sarebbe stato da mandare a fare in culo in maniera potente, solo che in questo momento devo chiamare una persona. Ma intanto forse c'è di nuovo Vittorio da Roma che dice di essere stato praticamente oggetto di ultrasuoni, giusto Vittorio? Sì, esattamente, sono onde scalari che vengono utilizzate con strumentazione legata alle neuroscienze. E sì, diciamo, ma chi ti ha colpito a te? Cioè, chi è che ti ha, fatto il lavaggio del cervello? Dimmi. Più che il lavaggio del cervello è proprio influenzare il cervello, che è un corpo elettrico che si influenza. Sì, ma chi lo ha fatto? Attraverso le onde elettromagnetiche? Sì, chi lo ha fatto? I servizi segreti? Che hanno a disposizione queste tecniche. Sì, ma come fai a saperlo? Hai denunziato qualcuno? Esistono molteplici associazioni che si occupano di questo sul territorio a livello internazionale. Cioè, tu hai denunciato i servizi segreti? Ho mandato una lettera al COPASIR, ho segnalato questo in numeri. A innumerevoli enti. Sì, ma che effetti hanno avuto su di te? Purtroppo è un lavaggio del cervello nel senso tale in cui ti influenzano facendoti provare delle emozioni e anche delle immagini o dei falsi ricordi. E questa cosa si chiama anche sindrome dell'Havana, perché dimmi un effetto concreto che ti hanno creato, un problema concreto. Io ho sentito anche l'intervista di Bella Gamba e quello che dice è tutto vero. Benissimo. Vittorio, io devo chiamare una persona, ma la settimana Paolo Ferraro, sì, la settimana prossima mi racconti tutto bene. Grazie Vittorio. Allora io voglio chiamare, caro David, un signore, perché oggi a Verona in queste ore